Ben ritrovati a tutti, oggi vedremo in questo video la Salomon Accelerate della linea Sonic 3. Salomon propone tre diversi modelli di scarpe, la Balance, la Confidence e appunto l'Accelerate, che è la più relativa delle tre, adatta ad allenamenti più veloci. Giusto un breve disclaimer prima di iniziare: questa scarpa è stata messa a disposizione da Salomon grazie al rivenditore WeMove, che ringrazio. Non sono stato pagato per questa review e queste sono le mie personali opinioni. La scarpa pesa 223 grammi nella versione maschile, il drop è di 6 mm, 24 mm sulla parte del tallone e 18 mm sulla parte dell'avampiede. E partendo dalla suola, la suola l'ho provata su strada, sul terriccio, in curva e in discesa ed il grip è davvero buono in tutti i casi. C'è tra l'altro quello che viene chiamato disaccoppiamento geometrico, che non è altro che una profonda scanalatura lungo tutta la suola, dal tallone alla punta del piede, che aiuta la scarpa a flettersi lateralmente e a favorire quindi un maggior controllo, fluidità e stabilità in fase di appoggio. Per quanto riguarda la durata della suola, essendo al primo utilizzo, posso solo dire che viene usata la stessa mescola usata nelle altre scarpe da trail chiamata Contact Grip, che stando alle review delle altre scarpe dovrebbe garantire un'ottima durata e sinceramente anche guardandola e toccandola alla fine dell'allenamento mi ha dato esattamente questa impressione. Relativamente all'intersuola vengono utilizzate due tipologie di schiume, uno stato più denso che agisce soprattutto per assorbire gli urti e attutire le vibrazioni sulla parte del tallone e uno stato un po' più leggero e reattivo, sostanzialmente per favorire la reattività. Nonostante quest'ultima schiuma e il peso contenuto della scarpa, devo dire che provando un allenamento lungo di circa 24 km non ho avuto problemi per quanto riguarda l'ammortizzazione, avere poi dolori successivamente alle ginocchia, ma durante qualche allungo ho avuto comunque modo di capire che di avere la sensazione che ci sia troppo schiuma tra il piede e il terreno, almeno per quanto mi riguarda, e che non sia esattamente quello che mi aspettavo stando al nome della scarpa. Preferisco quindi una scarpa un po' più rigida per lavori più veloci, come potrebbe essere l'Arsitsu di Adidas, che a mio parere è un'ottima scarpa, anzi una super scarpa, o anche una SL20 di Adidas, che pur avendo un drop più alto e comunque più ammortizzazione rispetto alla Arsitsu, è comunque più rigida e più reattiva. Relativamente alla tomaia devo dire che è completamente diversa rispetto agli altri due modelli che ho avuto comunque modo di vedere ed è assolutamente più rigida e mi è sembrata anche poco traspirante, ma molto resistente e sicuramente di supporto in termini di stabilità, specialmente in curva. Tra l'altro ci sono alcuni cuscinetti nell'area del tallone che avvolgono il piede in maniera comunque confortevole, più che altro per non farlo muovere durante i ritmi più veloci.
e la parte superiore invece della tomaia è un po' più sottile, in maniera tale da poter contenere il peso della scala. Passando alla stabilità, devo dire che sia grazie alla tomaia che al disaccoppiamento geometrico non ho avuto alcun tipo di problema anche durante i cambi di direzione repentini in superficie inclinate. I lacci mi sono piaciuti molto, in quanto si utilizza un sistema tradizionale e non come in altre scarpe da trail della Salomon, e questo permette di indossare la scarpa in maniera molto semplice e veloce. Relativamente alla linguetta è davvero ben fatta, in quanto lungo i lacci è prevista di un cuscinetto per proteggere il collo del piede, lateralmente invece è più sottile per contenere comunque il peso della scarpa. Relativamente alla soletta non ho visto di quanti millimetri è, ma posso dire che sin dai primi chilometri non ho avuto alcun problema ed è stata abbastanza confortevole. L'estetica è molto bella, soprattutto in questa colorazione. Ci sono diverse colorazioni, c'è la colorazione in nero, in bianco e esattamente questa che avete visto nel video. Tra le tre io preferisco quella utilizzata nel video, ma questi ovviamente sono gusti personali. Passando al prezzo, questa scarpa è disponibile sul mercato ad un prezzo intorno ai 130 euro. Devo dire che l'ho trovata una scarpa piuttosto versatile, quindi possibile da utilizzare anche in allenamenti veloci, ecco, non in pista, considerando anche la quantità di schiuma utilizzata nell'intersuola. Proprio per questo devo dire che, nonostante sia la più veloce, la più reattiva dei tre modelli della linea Sonic 3, devo dire che l'ho trovata abbastanza confortevole anche durante un allenamento. Certamente non la consiglierei a chi sta cercando una scarpa di allenamento specifica per allenamenti veloci, come per esempio ripetute brevi o in pista, perché di sicuro la reattività che vi garantirà non sarà minimamente confrontabile ad altre scarpe reattive e adatte ad allenamenti veloci disponibili sul mercato. Relativamente alle gare, per cui io personalmente non utilizzerei questa scarpa in gara, ma solo in allenamenti lenti. Comunque, considerando che è una linea molto giovane, faccio i complimenti a Salomon, sia per il fatto che si stia mettendo in gioco e che ci stia provando, sia per il fatto che il risultato in generale non è neanche così male per chi non ha grandi aspettative e cerca magari una scarpa più versatile. Detto questo, per cui come sempre vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video, ad iscrivervi al canale per non perdere gli aggiornamenti settimanali. Io sono anche su Strava o su Instagram, e soprattutto su Strava potete trovare più dettagli relativamente ai test, quindi agli allenamenti che svolgo con le scarpe in recensione. Ringrazio come sempre e alla prossima.